Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Allora, io stamattina mi sono alzato dal letto tardissimo, cioè adesso, tipo verso le... adesso sono le 10:30, mi sarò alzato da circa una mezz'ora, vergognosamente, perché stamattina in realtà non avevo dei grandi impegni. Mi sono svegliato comunque alle 6, anche se stanotte era tardissimo. Infatti molto spesso parlo con tanti di voi durante la notte, perché ho notato che ci sono tantissime nottambule tra voi e quindi ogni tanto scambiamo chiacchiere, approfondiamo argomenti. Mi fa piacere che mi reputate come il vostro amico della porta accanto, anche perché mi confidate davvero tutte le vostre cose, purtroppo anche i vostri brutti momenti di questo periodo, e io vi posso capire. Mi rendo conto che a volte c'è anche proprio l'esigenza di parlare, fosse pure con una persona estranea, ma a volte siamo talmente tanto pieni di tristezza, malinconia, preoccupazioni, che forse fa più bene parlare con qualcuno estraneo totalmente alla vostra vita. Fatemi sapere se vi capita una cosa del genere, perché si tende di solito ad aprirsi con persone più estranee, anche perché dovrebbero essere un po' più libere da giudizi, un po' estrapolate dal vostro contesto familiare, sociale, di amicizia, eccetera. Quindi a volte mi sento investito da questa grande responsabilità, è quella di tirarvi un po' su di morale, di semplicemente ascoltarvi, perché a volte quando ci sono delle problematiche dall'altro lato non c'è bisogno di fare chissà che cosa, ma c'è bisogno di una presenza, c'è bisogno dell'ascolto, e molto spesso, almeno per quel che vedo, è sempre più difficile che le persone vi prestano attenzione, ascolto. Che poi alla fine nessuno vi trova la soluzione, purtroppo solo noi stessi possiamo trovare la soluzione alle cose della nostra vita, alle nostre vicende personali. A volte vi può essere dato un aiuto per quanto riguarda cose pratiche, logistiche, eccetera, ma per quanto riguarda il sorpasso di alcune situazioni proprie, emotive e che creano disagio, non c'è altro che accettare quella sofferenza, accettare quel momento e evolversi, perché ragazzi tutti ci evolviamo grazie anche a questi periodi brutti che passiamo. Ma detto questo, altrimenti vi sto a tediare già di primo mattino proprio no, però vabbè, vi dicevo, sono stato fino a tardi nel letto, perché in realtà mi sono svegliato alle 6 come sempre, a volte anche prima, ieri sera erano circa le 2:30, dormo poco, lo so, però è così, insomma è così, faccio una cosa sbagliata, forse sì, forse no, insomma non si sa bene, anche perché ci sono tanti studi contrastanti su questa cosa qui. Però a parte questo, mi sono svegliato molto presto, ho preso un primo caffè, poi mi sono rimesso nel letto e mi sono detto: ma chi me lo fa fare di alzarmi se oggi non ho degli impegni importanti, cioè almeno non ho degli impegni in mattinata, perché devo per forza alzarmi, fare tutta la mia routine, eccetera? No, oggi me la prendo di vacanza, anche perché vi ho detto che il mood di questo periodo della mia vita doveva essere rallentato, e mi risiedo sul letto, doveva essere rallentato, doveva essere un po' frenato, e quindi sto procedendo così, senza preoccuparmi troppo dei tempi, soprattutto adesso che ci sono queste feste natalizie. Voglio prendere tutto con più calma, ne ho proprio bisogno, ho bisogno di staccare da un periodo molto 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 intenso a livello lavorativo, quindi va così, anche per quanto riguarda la routine di pulizia sto facendo meno, senza caricarmi troppo. Io ho ovviamente una routine un po' più precisa, perché le routine servono, però se quel giorno salta, se c'è un po' più di disordine, non mi importa più come prima. Fatemi sapere voi se siete persone super ordinate che non riescono a stare una giornata con le cose in mezzo per casa, oppure siete persone che si lasciano andare a questi momenti di
Vita libera, la chiamo vita libera perché ragazzi, dopo la pandemia, se posso uscire quel giorno in più lo faccio e me ne frego della casa perché siamo stati imbottigliati in casa per troppo tempo. Io forse più di tutti perché ne venivo già da un periodo in cui stavo sempre a casa. Io vivo moltissimo la casa, io vivo moltissimo la casa anche per lavoro. Comunque, io faccio anche il grafico oltre ad avere questa società di servizi immobiliari, eccetera. Quindi sono sempre costretto a stare più da solo col computer ed ecco perché a volte staccare fa bene. Fatta tutta questa lunga premessa, questo vlogmas sarà un chiacchiericcio come al solito, ma vi voglio far vedere questa coperta. Questa è quella che mi è stata regalata l'anno scorso per il mio compleanno, che vi dicevo differente dall'altra che ho preso a 12 euro. Questa sicuramente costa un po' in più, è del marchio, perché me lo chiedete sempre, ve lo devo dire dall'anno scorso, mi sono ricordato adesso. È il marchio Carillo Home, non so se si riesce a vedere. Comunque Carillo Home si chiama Riviera, è una coperta agnellata con questa parte un po' più pelusciosa. Ragazzi, si percepisce proprio al tatto immediatamente la qualità del prodotto ed è super 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 calda. Tra l'altro un bellissimo colore che si sposa a perfezione con i colori del resto della camera, e per intenderci è differente da questo qui che ho preso l'altra volta, se vi ricordate, che si sente già molto 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 più leggero, più fino. Comunque è caldo, 12 euro 13 euro, però non come quello lì. E calcolate che io sto dormendo semplicemente con le lenzuola, questo copriletto proprio finissimo, e metto sia in estate sia in inverno, e si copre, però è puramente estetico. E poi questa grande coperta da sopra all'occorrenza, anche perché dovete sapere, io non sempre dormo con il pigiama più pesante sicuramente d'inverno, perché a volte fa più freddo, a volte fa meno freddo, a volte non sopporto troppo i termosifoni accesi all'interno del letto, perché poi si va a riscaldare un po' troppo la camera. Quindi io non dormo sempre allo stesso modo e ho bisogno di avere una coperta che all'occorrenza posso levare. Quando magari metto un pigiama un po' più pesante, sicuramente mi basta solo quella coperta e stop. Però fino adesso, e non è da me, non sto mettendo neppure il piumino, quindi vi lascio immaginare. Tra l'altro questa coperta di Carillon l'ho lavata un sacco di volte dall'anno scorso, davvero tante volte, cioè tutto l'inverno dell'anno scorso si è un po' andata a ritirare leggermente, però vi assicuro che mantiene sempre intatta la qualità. Io adesso devo uscire perché devo assolutissimamente prendere l'offerta del pesce surgelato della Findus. Mi sto trovando bene solo con il pesce surgelato della Findus, e quindi quando lo trovo in offerta, perché a volte ho preso altre marche, ho preso del merluzzo sfuso anche in questi negozi che vendono surgelati, eccetera, come mi trovo bene con il merluzzo della Findus, non mi trovo bene con niente. Vero è che è aumentato, come vi dico sempre, anche in offerta 360 grammi, perché hanno diminuito la scatola. 360 grammi costa adesso in offerta 5,80 più o meno, ma nonostante quello preferisco prendere qualche scatola da tenere in freezer, anche perché questo periodo di Natale voglio tenere sempre all'interno del freezer cose che posso cucinare velocissimamente, così da avere più tempo per dedicarmi appunto alle preparazioni delle cose del Natale. Già dovrei definire un menù più o meno, sto cercando di capire, visto che ho almeno per adesso il numero esatto di persone, che saranno molte molto in meno dell'anno scorso per varie vicende. Dovrò cucinare per massimo 10 persone, quindi ci siamo. Io adesso vado a recuperare le scarpe, poi esco e ci vediamo dopo. Sono riuscito a trovare l'offerta del merluzzo finalmente, quindi ne ho prese 4 scatole. Poi ho preso giusto dei cannelloni perché erano in offerta anche quelli, e in più dovrei anche farmi la tessera, perché io di solito per i supermercati faccio sempre le tessere per avere sconti, buoni, premi. Allora, dicevo, mi sono fatto dare anche il modulo per farmi la tessera della Despar, che è l'unico supermercato di cui non ho la tessera. Io di solito faccio sempre tessere ovunque, se si devono raccogliere punti, ricevere sconti, c'è il mio nome affisso ovunque, nel mondo proprio intero. Infatti anche l'altra volta ho vinto un
grazie a un non mi ricordo cosa a cui sono iscritto, ho vinto anche un abbonamento annuale a GQ. Potevo scegliere tra Vanity Fair e GQ, mensile su moda, style maschile, insomma. E quindi mi sono accaparrato in formato digitale anche l'abbonamento a GQ. In offerta c'erano questi cannelloni all'uovo della Barilla. Allora, io non prendo quasi mai pasta all'uovo, ma visto che questi di Barilla tengono bene la cottura, ho pensato di prenderli perché forse potrei farli anche a Natale. Insomma, io comincio a prendere un po' di cose per capire poi bene che cosa andare a fare nello specifico. Però voglio avere un ampio ventaglio di scelta, così posso decidere anche in base ai gusti degli invitati. Penso che farò un paio di primi, molto leggeri e di quantità ridotte, perché quello che mi viene sempre contestato in tutti i miei pranzi è l'abbondanza. E quindi, visto che questa volta sicuramente non voglio andare a sprecare cose, perché fino a quando non le mettete nei piatti nulla viene sprecato, però quando andate a fare invece i propri piatti, li andate a comporre voi e poi li servite a tavola, da quel momento in poi, se la persona ne mangia pure un pezzetto e poi il resto lo lascia, giustamente va buttato. E questa è una cosa che a me non piace. Ecco perché adesso devo organizzarmi anche sotto questo punto di vista, soprattutto per le porzioni. Che poi non è neppure un discorso di abbondanza di cibo, ma piuttosto di pietanze comunque un po' più pesanti, un po' più elaborate. Si mangia comunque in più, dall'aperitivo, il dolce, eccetera, eccetera, eccetera. Però quest'anno invece voglio far arrivare fino a fine pasto i miei invitati con cose un po' più leggere, un po' più non light, però comunque più leggere o quantomeno con porzioni ridotte. Devono morire di fame, si devono morire di fame, che devono andare a casa a mangiarsi la fetta di panettone perché non si sono saziati. Comunque io scappo perché ho la borsa dei surgelati, che tra l'altro devo anche riacquistare perché questa si è proprio completamente distrutta, soprattutto le tasche laterali. Io la riempio di ghiaccini a morire e quindi adesso è straripata totalmente. Quindi, prossima spesa, una buona borsa per i surgelati. Mo' devo scappare, mo' devo scappare. Allora, spero che mi vedete bene perché questa videocamera dovrebbe seguire il mio volto se riesce. Infatti adesso riesce, ok, perfetto. Allora, io ho preso, come già vi ho detto, il merluzzo surgelato. Ne ho prese 4 scatole, questo qui per intenderci. Ormai hanno ridotto di quantità, prima era 400 grammi, adesso è 360 grammi e costa di più. Poi ho preso le confezioni ovviamente di cannelloni che già vi ho fatto vedere, queste qui. Poi ho preso, giusto perché hanno in offerta, in questo periodo li prendo sempre se sono in offerta. Allora, della vanillina, che non utilizzo sempre perché a me non piace la vanillina, ve lo confesso e ve lo dico, non mi piace, mi fa schifo la vanillina, però costa poco e quindi quando dovete fare qualche biscottino veloce oppure dovete aromatizzare una torta, soprattutto un pan di Spagna, e non avete a disposizione il baccello di vaniglia, che è sempre la scelta da preferire, vanillina. Poi ho preso del lievito Pane Angelo vanigliato per dolci, anche questo era in offerta a poco prezzo, io non ho visto manco quanto mi hanno fatto pagare. Che ho preso, quanto costava? 99 centesimi, 3 buste. È uno dei migliori lieviti per dolci, lo devo ammettere, anche se preferisco quelli bio che non hanno varie altre cose all'interno che il lievito Pane Angeli ha. Però se volete avere una certezza e dovete fare quella torta che vi deve venire per forza bene, Pane Angeli comunque è uno dei migliori. Poi che ho preso più come aroma, ancora aroma, perché se faccio una torta al caffè volevo mettere questo aroma di mandorla, un po' di aroma di mandorla. In realtà dovrei preparare una torta al caffè per mia mamma. Infatti ci sarà il compleanno di mia mamma questa domenica e vorrei festeggiarlo qui se mi riesce, facendo veramente tipo una pizzata, una torta, nulla di particolare, anche perché i tempi non ci sono proprio per preparare altro, e visto che forse sarà di sera perché io non riuscirò, credo, al mattino, non lo so, dipende un po' dagli impegni. Vorrei farle una torta al gusto caffè perché le piace moltissimo. Quindi a questa torta vorrei aggiungere un po' di aroma di mandorla, che con le torte al caffè sta sempre bene. Poi ho preso anche, l'unica cosa che ho preso che è in offerta è perché non li ho mai presi, questi peperoni grigliati della Despar. Li ho presi giusto per averli in casa e perché erano in offerta. Io adesso metto un po' a posto il tutto e poi riesco, tanto ho
ho già il pranzo pronto, fortunatamente, perché ieri sera mi sono fatto nell'Instant Pot una zuppa di cavolo nero, carote, cipolle, pomodorini, ai quali affiancherò, credo, dei crostini oppure del riso integrale, e quindi oggi mangerò così. Adesso volevo passare anche al Famila, giusto per andare a vedere qualche altra offerta, così non mi riduco proprio all'ultimo momento per quanto riguarda le preparazioni natalizie. Fatemi sapere voi che tipo di menù fate a Natale, questo Natale in particolare, cioè alla vigilia. Sono curioso se riuscite a mettermi antipasto, primo, secondo, dolce, eccetera, di quello che fate di solito o che farete quest'anno. E se siete tipi tradizionali che fate sempre lo stesso menù ad ogni Natale, oppure un po' come me cambiate e vi cimentate con qualcosa di diverso. Io preferisco fare qualcosa di diverso. Sicuro delle pietanze immancabili ci saranno quasi le fritture, ovviamente le fritture di pesce non devono mai mancare, però per il resto, soprattutto primi e antipasti, vorrei cambiare un pochettino, anche se alcuni degli antipasti forse saranno quelli classici tradizionali. Quello che ho notato è che qualsiasi ricetta di antipasti, primi, eccetera, prevede sempre sto cavolo di salmone affumicato in ogni salsa e in ogni dove. Basta, mi sono stancato, non voglio più fare cose con il salmone, anche se era in offerta anche quello e mi sono dimenticato di comprarlo perché comunque piace un po' a tutti. Io scappo, scappo, scappo. Allora, cambiamento di programma. Alla fine ho recuperato Ezio che aveva un problema con la macchina e quindi non ho più mangiato la zuppa, ma siamo venuti al sushi. Quindi tutti i buoni propositi sulla salute sono andati a farsi benedire. Sono passato un attimo da Casanova per vedere giusto qualche cosina, se magari c'era qualche regalino da fare, ma nulla. Ho visto che c'erano delle teglie per muffin piccole che credo potrebbero essere utilizzate anche nella friggitrice ad aria che ho io, che mi ha mandato l'Ultenic, perché erano molto piccole, quindi potrebbe andare. Infatti mi sono scritto le misure sul cellulare, così quando vado a casa confronto un po' con le misure del cestello. Adesso tappa da Lidl. Allora, andi rivieni, oggi con le macchine proprio niente, non riusciamo a trovare pace. Praticamente mi si è scaricato spero che mi si sia scaricato il telecomandino per l'apertura della macchina e non entrava neppure più la chiave. Quindi non so come mai da una macchina all'altra oggi. Ecco quello che poi succede nella vita reale delle persone. Ecco perché quando ci si programma un vlogmas in un modo poi le cose saltano, anche perché come ben sapete io giro la mattina, edito la sera e faccio uscire questo vlog direttamente la sera perché il senso dei vlogmas è quello. E quindi per non andare a snaturare, per proporvi qualcosa di reale che sia veramente un vlog, faccio in questo modo. Ma ovviamente le cose non vanno sempre come vengono programmate. E quindi è saltato tutto. In più c'era anche il cinese che mi ha venduto la batteria, che era triste, molto triste, non so come mai. Il cinesino che ormai conosco da tempo e mi ha fatto un po' di tenerezza perché lui già è un po' cicciottello, è sempre un po' taciturno, attenzione. Oggi non so se arriviamo a casa. È un po' taciturno e mi ha fatto un po' di tenerezza perché era un po' triste. Non lo so come mai, però cinesino era triste, attenzione anche da questo lato, insomma, dobbiamo stare sempre attenti. Qui adesso noi ce ne andiamo perché io devo prendere urgentemente un caffè, anche perché abbiamo mangiato da schifo, nel senso abbiamo mangiato tantissimo.
Oddio, oggi è stata una di quelle giornate che ci ricorderemo per la vita. Ma io non capisco, cioè ho dei problemi oltre a quelli mentali, anche di luci varie, perché con la barba sembra che a volte sono grigio, a volte sono scuro, la faccio crescere e sembra più scuro, la vado a radere, sembra più chiara, dovrebbe essere il contrario, cioè io sono fatto tutto al contrario, ma ho questa videocamera che spara luci a raffica, evviva, evviva! Comunque, fermiamoci un attimo, mi sono preso già un caffè, stavo morendo perché ho dovuto fare due call di lavoro appena sono rientrato e quindi il caffè l'ho preso da 5 secondi, 5 minuti, e in più dovevo prendere delle misure, spero che mi vedete bene, e in più dovevo prendere delle misure, infatti mi vedete sempre con un metro in mano, io sto sempre a misurare cose, sempre a misurare cose in questa casa, ci va, non ci va, che cacchio ci deve andare. Comunque sto sempre a misurare cose perché poi magari vi spiegherò perché mi è stato fatto un regalo e quindi... Anche i regali non sono normali, ragazzi, anche i regali non sono normali. Comunque, ho pure dimenticato che io dovevo andare ad acquistare in offerta in una parafarmacia questo qui. Ragazzi, se dovete fare un regalo di Natale a poco prezzo, perché questo qui lo trovate sia su Amazon, è Normaderm Phyto Solution di Vichy, è il gel di cui vi parlo ormai da una vita e che non vedrete mai perché questa videocamera non mette a fuoco. Che cacchio gli è venuto? Eccolo. Ma... ok, Google, accendi 4 cucina, questa che riusciamo a trovarci. Mamma mia. Comunque, ok, con questa luce dall'alto sembra proprio Zio Fester. Vabbè, sono l'unico. Comunque non so se riuscite a vedere almeno questo qui. Accendi 4 luci cucina. Non è picciato proprio nulla. Comunque, questo è il gel di cui vi parlo sempre. Adesso mi metto in questo modo, che forse mi riuscite a vedere meglio. Mi riuscite a vedere meglio? No, non mi riuscite a vedere meglio. Allora, praticamente il gel è questo qui, spero che adesso mi vedete bene. E c'era un'offerta, infatti mi era stata mandata una mail di una parafarmacia di cui sono cliente, e c'è un'offerta abbastanza vantaggiosa di questo qui, che vi dura, ragazzi, una vita per pulirvi il viso. Io utilizzo ultimamente, ho questo qui che rimane sempre il mio detergente preferito del periodo, detergente base, e poi ce n'è un altro che vi farò vedere la prossima volta, anzi forse spero domani, no, domani c'è la diretta, non vi perdete la diretta di domani, perché se tutto va bene domani sera alle 21 ci sarà una diretta, ecco qui. Che cos'è che scurisce il mondo? Che cos'è che scurisce il mondo? Non si sa, lo sapremo domani durante la diretta. Qui ma muoio proprio e domani non ci vedremo manco. Comunque, dicevo, ce n'è un altro della CeraVe, non so se l'avete mai provato, però ve lo voglio far vedere perché è interessante come prodotto per la pulizia del viso. Io a volte mi faccio anche la doccia con quello lì perché secondo me è buono, non aggredisce tanto la pelle, ma questo qui per me è il top dei top. Quindi se dovete fare anche un pensierino beauty, non andate sempre sulle solite cose, Bottega Verde, Yves Rocher, prendete un coso di questi che veramente fa contenti tutti, è adatto a qualsiasi tipo di pelle, soprattutto per quella un po' più giovane, un po' più grassa. Questo qui è fantastico perché vi pulisce, ma allo stesso tempo noi non avremo mai una luce adeguata sul viso perché questa cacchio di videocamera va cambiata a Natale, va cambiata, sapete perché facciamo i vlogmas? Voi volete sapere perché? Perché YouTube paga molto di più durante il periodo di dicembre, ecco perché tutto il mondo fa i vlogmas, ok? Io sono chiaro e trasparente con tutti quanti voi, quindi noi facciamo tutti questi vlogmas per guadagnare più soldi, anche perché io ho una marea di tasse di YouTube da pagare, quindi lasciatemi questo like per le mie tasse e vediamoci nel prossimo video, perché oggi non è proprio giornata, è così la mia vita, basta, ciao.